Primo giorno di giugno e potrebbe chiudersi oggi il primo grande colpo di mercato della Juventus. Andiamo a scoprire le ultime novità di mercato, perché la Juventus parte giugno e parte forte anche il mercato della Juventus, la ricostruzione della Juventus. Si parte e si ricomincia, la Juventus vuole ricominciare a vincere, vuole farlo attraverso il primo colpo di mercato. Facciamo un po' il quadro della situazione. Vi ricordo che, tra l'altro, notizie di mercato come queste le trovate dove? Su OneFootball. Come scaricare OneFootball gratuitamente? Vi do una soluzione molto furba e molto intelligente. Qui sotto in descrizione c'è il link, dovete cliccare solo su questo link e automaticamente e gratuitamente vi ritroverete questa app sul vostro cellulare. Vi consiglio caldamente di scaricarla, perché è la migliore c'è in circolazione ed è veramente gratuita. Inoltre, supportateci come? Attraverso un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanella. Tre strumenti molto semplici per seguirci per tutta l'estate, perché sarà un'estate piena di contenuti in tema mercato. Mi raccomando, poi ovviamente partirà il campionato, ci sarà il mondiale, quindi tanti e tanti contenuti per voi. Ma oggi parliamo di Juve e parliamo di quello che potrebbe essere il primo colpo di mercato, perché oggi è confermato, ci sarà il primo incontro, o meglio, non il primo, quello che dovrebbe essere l'incontro definitivo tra la Juventus e l'entourage di Angel Di Maria. Il tecnico livornese della Juventus, Massimiliano Allegri, ormai è convinto. Nell'intervista rilasciata da Zon, di cui vi abbiamo parlato in queste ultime ore, c'è stato un aspetto che ci ha fatto riflettere. Ha parlato di leadership, un aspetto molto importante, e ha detto i giocatori giovani non l'acquisiscono così in due giorni, devono averla i cosiddetti veterani. Ma se i veterani della Juventus si chiamano De Sciglio, Bernardeschi e Dybala, è un conto. Se i leader di una squadra invece come la Juventus, che affianca i giocatori come De Ligt, come Locatelli, come McKennie, come Chiesa, che sono quindi giovani, vengono affiancati da giocatori come Di Maria e Pogba, è un'altra roba. E oggi l'incontro per Di Maria sarà quello decisivo, perché Allegri ha individuato Di Maria come l'uomo giusto per avviare il nuovo progetto Juventus. E molti diranno, è un progetto per anziani, 34 anni, un giocatore troppo grande. Io non credo che il PSG lo scorso anno si facesse troppi problemi sull'età e sulla carta d'identità quando a parametro zero si libera un certo Leo Messi, o quando a parametro zero si liberano giocatori così importanti. Parametro zero ci può stare, criticarlo nel momento in cui è un giocatore che la società non lo rinnova perché ha problemi fisici o perché è in calo e così via. Angel Di Maria non è né in calo né ha problemi fisici, ha soltanto un immenso talento. Ed la Juventus ha capito che per vincere ha bisogno di giocatori abituati a vincere, costi quel che costi. Ed è per questo che si punta a rinforzare la squadra con gente che sa bene come vince, come Angel Di Maria e come Paul Pogba. Occhio però, perché la Juventus vuole rinforzare anche altri reparti. Attenzione, perché si parla di una Juventus che vuole oggi convincere l'entourage giocatore a fare non un annuale, ma un biennale. Quindi un Di Maria che arriva alla Juventus un po' come fece Carlitos Tevez, che qualche anno fa, quando arrivò alla Juventus, nonostante la sua età, non è che è stato accolto con tutti i mugugni con cui oggi arriverebbe Di Maria sull'età. Perché non si era ancora in quell'ottica del dovevano essere tutti giovani, tutti giovanissimi, facciamo una squadra di diciottenni. Perché la squadra con solo i diciottenni non si qualifica neanche in Champions League. O se si qualifica non fa un percorso ideale. La squadra con tutti i giovani è, non so, il Borussia Dortmund, che di certo non arriva in finale di Champions League. In finale di Champions League ci arriva Liverpool, che è lì davanti a Salah, che non ha 20 anni, e che si trascina con Salah e Mané, che non hanno 20 anni l'uno, e neanche Van Dijk ha 20 anni, e dall'altro lato c'è un Real Madrid che viene portato avanti, sì, anche grazie alle giocate dei giovani, i Vinicius, i Camavinga, ma se è lì, se è in finale, è grazie all'esperienza, è grazie alla grandezza di giocatori come Benzema e Modric, che qualche anno fa, se venivano accostati alla Juventus, venivano dato come bidoni, come giocatori finiti, come giocatori troppo in là con l'età. Poi però a Madrid fanno alzare le coppe. Ed è per questo che credo che la Juventus abbia la sua idea. Sì, i giovani vanno allenati, i giovani vanno tenuti, i giovani vanno, e sono loro il progetto a cui ripartire, ma vanno affiancati a giocatori di grande esperienza. E ripeto, se i giocatori di esperienza sono Bernardeschi, Morata, Dybala, è un conto. Se i giocatori di esperienza sono Pogba e Di Maria, è un'altra roba. Non ci sarebbero più dubbi neanche per quanto riguarda Allegri. Si è parlato negli ultimi giorni di un Allegri che aveva qualche
idea al riguardo, non era convinto dell'acquisto, era un po' titubante. Allegri non ha più dubbi. Allegri sa che questo è il giocatore giusto. Probabilmente ci ha anche parlato, eh? Cioè, non mi lascerebbe perplesso la cosa. Cioè, io credo il fatto che Allegri possa aver alzato la cornetta e chiamato direttamente il giocatore per convincerlo a andare alla Juventus. Anche perché qua stiamo parlando di un Allegri che gioca molto anche sulle motivazioni. Per esempio con Paul Pogba, chiamato da Allegri per convincerlo, il progetto ha puntato proprio su quello, ha puntato, così come con Di Maria ha puntato sul fatto che il PSG non punta più su di lui. Anche con Pogba, fatto questo tipo di ragionamento, tu sei un grande giocatore, al Manchester United hai fatto poco, e non per colpa tua, ma per il Manchester che è accaduto poco in te, magari è accaduto più giocatori come Bruno Fernandes, per dire. Ed è per questo che invece vieni in un progetto in cui tu sei al centro del progetto, sei il punto cardine da cui ripartire, in cui sei tu, insieme al Di Maria di turno, in cui creiamo uno spogliatoio di campioni, ma affiancati da giovani che sono il massimo che c'è in giro. Perché diciamoci la verità, Vlahovic è uno dei primi tre attaccanti in circolazione a livello di prospettiva. Chiesa è uno dei migliori esterni in circolazione a livello giovanile. De Ligt è uno dei migliori difensori in ambito giovanile a livello internazionale. Stiamo parlando di una squadra che ha degli ottimi elementi in difesa, in attacco. Qualcosa dovrà emergere anche a centrocampo. Ripeto, un conto è che l'esperienza te la danno i Rabiot, i Dybala e i Bernadeschi. Un conto è i Di Maria e i Pogba. Occhio perché stiamo parlando di un Di Maria che comunque continua a spingere per l'annuale, e quindi l'annuale sappiamo benissimo cosa comporta. Il fatto che probabilmente un contratto annuale comporta per la Juventus una rinuncia ai vantaggi fiscali del decreto crescita. La Juventus continua a spingere invece su quella che è la richiesta, uno più uno. Fai 2 anni con noi, un po' come ha fatto Tevez, rilanci la tua carriera, perché Tevez, esattamente come Di Maria, aveva un talento immenso, ma negli ultimi anni nel City non è che l'avesse espresso più di tanto. E quindi stanno prospettando questa roba qui, cioè un Di Maria che arriva alla Juventus per rilanciarsi, anche un Pogba per rilanciarsi, ma oggi parliamo di Di Maria. Tra l'altro, notizia confermata proprio da Romain Gresti, che ha parlato oggi dell'incontro definitivo, decisivo, cioè oggi si decide, nelle prossime ore si capirà. Magari ci sarà anche la presentazione, staremo a vedere. Io qui lo chiedo a voi. Cioè, voi cosa ne pensate di questo nuovo acquisto, questo primo acquisto della Juventus? Perché viene molto criticato per quanto riguarda l'età. Levi Dybala per prendere Di Maria. E tutti vanno a guardare non il talento, non le giocate, non i gol, non i trofei vinti, ma guardare solo e esclusivamente l'età. Di Maria dentro, fuori Dybala. La Juventus ci guadagna o ci perde? Ditemi la vostra qui sotto nei commenti.